E abbiamo una grande risposta sia del pubblico, che siamo quasi in sold out, ci mancano soltanto pochi biglietti, non dico il numero per scaramanzia, ma siamo meno di 10. E poi tanti artisti che hanno comunque aderito anche quest'anno e intervengono tutti gratuitamente, quindi per me è un grande onore portarli a Napoli tutti, capitanati da Maria Mazza, che è la presentatrice storica di questo evento, insieme ad Antonio D'Ausilio e Fabio Palazzi. Nona edizione dell'evento benefico Un Mondo di Solidarietà. Sabato 28 gennaio al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare torna lo spettacolo ideato da Diego Di Flora con la madrina Maria Grazia Cucinotta. Una serata all'insegna di musica, danza e cabaret presentata dall'attrice Maria Mazza, alla quale anche quest'anno parteciperà un nutrito cast di artisti, da Valentina Stella a Deborah Jurato, Francesco Cicchella, Giovanni Caccamo ed altri ospiti. L'iniziativa si avvale anche del sostegno di una serie di imprenditori con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di Casa Matteo. Una casa di accoglienza di bambini gravemente malati in attesa di adozione, quindi è un bel progetto targato Napoli a cui io veramente tengo tantissimo. Ieri sera pensavo a come fare ad affrontare il pubblico con le risate dei comici, con la bravura dei nostri cantanti, però col pensiero a Casa Matteo. Bisogna farlo, perché quando si ha a che fare con bambini così speciali, che però ti guardano e ti sorridono, allora tu devi dare loro la speranza e devi prendere da loro la forza. E infatti a me trema la voce, sembra una cosa strana, ma non lo è, perché veramente da mamma sento ancora di più questa responsabilità. Patrocinato dal Comune, l'evento Un Mondo di Solidarietà è un appuntamento consolidato, grazie al quale sono stati finanziati negli anni progetti per minori a rischio in diversi luoghi del mondo. Il nostro dovere è quello di essere vicini concretamente con i nostri strumenti istituzionali a chi difende questa città, la valorizza e soprattutto ci aiuta a contribuire a una sua forte immagine, un'immagine di solidarietà, di arte, di talento, quindi tutti quanti benvenuti al Teatro Mediterraneo per un'iniziativa di solidarietà, per un'iniziativa che esprime i valori della città di Napoli. Per questo ne siamo al suo fianco ed è ormai una tradizione consolidata della quale siamo orgogliosi.